Sentiamo Simone Agubbio, buongiorno. Ciao Simone. Buongiorno Marco, buongiorno Simone. Antonello, sempre un piacere. Come stai, allora, caro? Tutto bene? Sì. Tutto bene, no, perché sono nella terza quarantena fiduciaria, purtroppo non mi quest'anno. La terza quarantena, una centoventena, praticamente. Non devi frequentare più nessuno. Quante volte te lo dobbiamo dire? Devo andare a scuola, purtroppo a scuola c'è qualche lavoro che è positivo. Però grazie a questo vi seguo quasi tutto. Guardiamo il lato positivo. Grazie Simone. Allora, che parole cambiavi? Allora, avete presente la bellissima canzone di Guccini, Vedi cara? Sì. Certe volte sono in cielo come un aquilone al vento, quella là. Bene, la donna che corteggiavo all'epoca si chiamava Katia. E allora mi fu facile, anche a livello sillabico non cambiava nulla, modificare il cara con Katia. E quindi gliela suonai con la chitarra, sì. Perché io a tempo libero... Strimpelli, come si dice, sì. E lei rimase spaziata soprattutto sulla frase, quando, perché io vi dicevo sempre che sono diciamo poco espressivo, quindi non capisci quando cerchi in una sera un mistero d'atmosfera che è difficile afferrare, quando rido senza muovere il mio viso, quando piango senza un grido, quando invece vorrei urlare, insomma la conquistai nettamente. Basta una parolina cambiata, Katia con cara. Il problema è che circa 5-6 mesi dopo che stavamo insieme la portai a un concerto di Guccini. Ora io di Guccini ho seguito, non vi scherzo, almeno 50 concerti. Sì. Lì era forse il 30°, 35°. Non l'aveva mai fatta, quella sera fece Vedi cara. E lei a metà non la capì subito, perché Guccini, poi eravamo proprio lì a Roma al Palla l'Automatica, dove rimbombava insomma Guccini, a metà canzone capì della frode, del plagio che avevo fatto, mi guardò con degli occhi di che disprezzo. Caro Simone, ne aveva più teneri. Me ne ha parlato anche a me, l'ha detto Annaggia Simone, quindi certi, come dire, certi inganni finiscono inevitabilmente. Mamma mia, che situazione brutta. Grazie Simone. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire, se non hai capito già.